tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Sei condanne ad Ancona a pene comprese tra i 10 e i 12 anni e 4 mesi di carcere per la banda dello spray che provocò la morte di 6 persone all'esterno della discoteca a Corinaldo. Presentato a Fano il programma della 61esima Festa del Mare, l'evento che celebra la storia della marineria, quest'anno sarà senza uscite in mare e senza fuochi d'artificio. Lunedì prossimo, dopo il telegiornale, riparte su Fano TV Missione Salute, 10 puntate nelle quali si parlerà di coronavirus. Ospite della prima puntata è il direttore di medicina interna di Marche Nord, il dottor Gabriele Frausini. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Andiamo ad Ancona, dove questa mattina c'è stata la sentenza per la banda, i 6 giovani, poco più che ventenni, della Bassa Modenese che sono stati accusati di aver provocato la strage alla Lanterna Azzurra nel dicembre del 2018. Le pene vanno dai 10 ai 12 anni di carcere. Ha seguito per noi la fase finale di questo processo Francesco Saldago. Siamo molto delusi. Sono queste le parole a caldo a fine sentenza del fratello di Benedetta Vitali, una delle vittime della Lanterna Azzurra di Corinaldo. I 6 componenti della cosiddetta banda dello spray sono stati condannati a pene comprese tra i 10 e 12 anni, con uno sconto significativo rispetto alle iniziali richieste dei PM Paolo Gubinelli e Valentina Bavai. Le pene tengono conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato, ma non includono l'associazione a delinquere, non riconosciuta dal GUP. I giovani modenesi, tutti presenti al momento della sentenza, sono stati ritenuti responsabili della strage alla Lanterna Azzurra, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 fu spruzzata una sostanza urticante per rubare catenine e oggetti preziosi ai giovanissimi che aspettavano le performance musicali del trapper Sfera Ebbasta. Nella calca che si generò morirono 5 adolescenti e una giovane mamma. La sentenza è stata emessa dal GUP del Tribunale di Ancona Paola Moscaroni al termine della 7ª udienza del processo, che si è svolto con rito abbreviato e a porte chiuse con una 70ina di parti civili in giudizio. La Procura della Repubblica prende atto della decisione del giudice e si riserva di valutare le motivazioni della sentenza quando saranno depositate. E mi sembra doveroso in questa sede sottolineare come grazie all'impegno degli inquirenti e degli investigatori ci sia stata una celere risposta da parte delle istituzioni dello Stato. In aula stamattina anche altri familiari delle vittime, tra cui il marito di Eleonora, la giovane donna rimasta schiacciata nella calca. Quello che riesco a spiegare sono piccoli, però che giustizia è stata fatta a metà, quello gli dirò. Spero che la seconda parte del processo sia, secondo me, la più importante, cioè, perché lo dicevo prima, quelli che hanno riaperto quel posto doveva star chiuso, è un magazzino agricolo, hanno fatto entrare un sacco di minorenni in una stalla, in poche parole hanno mandati alla morte. Presenti alla sentenza anche la madre di Daniele Pongetti e il padre di Mattia Orlandi. I nostri figli non ce li darà più nessuno, quindi cosa mi aspetto? Non lo so, cioè mi aspetto che, non dico che deve essere esemplare, perché quello che hanno commesso è grave, quindi non è che perché l'hanno commesso a Corinaldo deve diventare esemplare, è una cosa che non si può fare, cioè non, è inammissibile. Noi abbiamo perso dei figli e una giovane mamma, quindi il problema, ci hanno rovinato la vita. Non si può speculare sulla vita degli altri, no, è una cosa assurda. Per quanto riguarda i familiari di Benedetta Vitali, erano presenti oltre il fratello anche il padre e un parente. Ci aspettavamo una sentenza
più dura, diciamo, a mio avviso, non solo per il fatto che, non solo per quello che è successo a Corinaldo, ma perché qui c'è anche una recidiva, loro sono soliti fare queste cose, quindi la pena secondo me doveva comprendere tanti reati che loro hanno commesso. Speriamo perlomeno che almeno questi anni che gli hanno dato li facciano, ma abbiamo insomma le nostre riserve e speriamo il prima possibile che parta l'altro processo, che chiuso questo ci si possa insomma concentrare sull'altro che per noi è molto più importante. Penso che un po' di amarezza e di delusione sia normale, nel senso che comunque è l'unica cosa che mi resta da fare per mia sorella, chiedere giustizia, e dal momento che non danno una pena, diciamo, come quella che mi aspettavo, è normale che sono un po' amareggiato, però c'è anche da dire che se perdo fiducia nella giustizia, io come faccio ad andare avanti? E adesso una breve di cronaca. Un camion della raccolta di rifiuti ferrosi dell'ASET ha rischiato di andare a fuoco questa mattina intorno alle 9.30 nella zona di Ponte Sasso a Fano. Durante la fase di presa dei rifiuti del compattatore, l'operatore si è accorto dalla videocamera del mezzo che fuoriusciva del fumo dall'interno del cassone. Grazie alla prontezza dell'autista è stato evitato il peggio. In casi come questi viene seguita una procedura di sicurezza che prevede lo svuotamento di tutto il carico in un'area idonea. E adesso parliamo della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali 2020. Martedì prossimo si presenterà la candidatura di Federico Talè di Italia Viva. Per l'occasione sarà a Fano il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Il ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova farà tappa nelle Marche martedì prossimo 4 agosto. Dopo una mattinata trascorsa ad Ancona, Bellanova nel corso del pomeriggio arriverà a Fano e visiterà alcuni dei luoghi più importanti del comparto dell'agricoltura fanese. Sono veramente entusiasta di partire in questa campagna elettorale con il ministro Bellanova, quindi il ministro Bellanova che sostiene il candidato a consigliere regionale Federico Talè. Sono entusiasta per due motivi. Uno, perché il ministro, anche per i trascorsi di vita che ha avuto, è un ministro che racchiude in sé un sacco di valori. E due, perché è il ministro dell'agricoltura. Il ministro dell'agricoltura che, oltre a essere da sempre la mia passione, è anche un tema centrale per quanto riguarda l'economia della provincia di Pesaro, della regione Marche, ma soprattutto, io direi, del fanese, di Fano. Tant'è che il pomeriggio comincerà con una visita alla cooperativa Falcineto, una cooperativa storica del fanese. Dalla cooperativa Falcineto andremo all'ACOF e all'ACOF faremo una tavola rotonda dove saranno presenti vari attori del settore agricolo e presenteremo al ministro le varie difficoltà che questo settore trova appunto nella regione Marche, nella provincia di Pesaro, ma anche proprio a Fano. Da lì ci spostiamo al CODMA, perché anche il CODMA è una realtà diciamo quasi unica nella regione Marche, e dal CODMA passeremo al consorzio agrario provinciale, che non è a Pesaro, ma proprio per questo dicevamo che è centrale l'economia, l'agricoltura a Fano, tant'è che il consorzio agrario provinciale si trova proprio a Fano. L'occasione della presenza del ministro sarà quella di partecipare alla presentazione e sostenere il candidato alle regionali delle Marche, Federico Talè. Dopo queste tappe ci spostiamo alla Sassonia, sotto la tensostruttura. Naturalmente l'agricoltura è anche turismo, quindi abbiamo scelto questa location dove insieme al ministro Bellanova comincerò da lì la campagna elettorale per tutta la provincia di Pesaro. Quindi ci vediamo martedì 4 alle ore 18.30 alla tensostruttura della Sassonia. E questa mattina a Fano è stata presentata la 61esima edizione della Festa del Mare, una festa molto sentita in città perché celebra la marineria fanese. Quest'anno ci sono delle novità e anche delle limitazioni. Per esempio non ci sarà la consueta uscita in mare delle barche e non ci saranno neppure i fuochi d'artificio. Filippo Pucci.
Siamo lungo il molo del Lido di Fano, dietro di me i quadri. Qui oggi si presenta l'edizione 2020 della Festa del Mare. Festa del Mare che vedrà un'edizione diversa dalle precedenti dovuta al coronavirus. E infatti le limitazioni imposte dal Covid-19 hanno stravolto tutto il programma della 61esima edizione in calendario per l'1 e il 2 di agosto. Si inizierà dunque sabato con l'inaugurazione di due mostre, la prima alla Darsena Borghese alle ore 17 con la storia dell'Isippo e il suo tempo, mentre sempre lo stesso giorno, alle ore 18, lungo il molo di Ponente, esattamente sopra i quadri, verrà allestita un'altra mostra dal titolo L'Adriatico e le sue genti di ieri, oggi e domani e I quadri che passione. I quadri che passione. L'evento poi continuerà nella giornata di domenica 2 agosto con l'alza bandiera al Monumento dei Caduti alle ore 9.30. Purtroppo non avremo il corteo in mare delle imbarcazioni, per cui invito tutti coloro che ne hanno una e che vogliono partecipare a questo momento toccante di posizionarsi davanti ai quadri del molo di Ponente, da dove appunto verrà lanciata la corona d'alloro in ricordo dei marinai caduti. Dopodiché la manifestazione procederà con tutta la sua tradizione verso il monumento dei caduti del mare di via Nazario Sauro. Lì avremo l'onore di avere, come tutti gli anni, Sua Eccellenza il Monsignor Vescovo Trasarti insieme al Sindaco, che saluteranno le autorità presenti che parteciperanno. Faremo anche quest'anno il momento bandiera blu. Alla fine ci sarà anche la premiazione dei lupi, cosiddetti lupi di mare, classe 1938, e quest'anno ne avremo 5, ai quali verrà consegnata da parte del sindaco e delle autorità presenti una targa a ricordo del loro lavoro fatto sul mare nel corso degli anni. Quest'anno purtroppo, per ovvi motivi dovuti al Covid-19, non potremo effettuare il consueto spettacolo pirotecnico per motivi di distanziamento sociale che imposti dai DPCM. In un momento particolare come questo, grazie all'impegno dell'Ufficio Turismo e dell'amministrazione comunale, si è riusciti a dare un segnale di continuità ad una delle manifestazioni più sentite della città. Questo momento, in questo anno, diventa fondamentale ricordare tutto il comparto della marineria con la Festa del Mare, ricordare le nostre radici, perché sia anche da stimolo, insomma, per ripartire in questo difficile momento. Quindi la Festa del Mare ovviamente si farà con tutte le sue commemorazioni, con tutte le sue tradizioni, con tutta la sua parte culturale. Quindi un momento importante per noi, un mantenimento delle tradizioni. La prima edizione è stata un vero successo di pubblico, sto parlando di Missione Salute, un programma dedicato alla sanità. Quest'anno la nostra emittente Fano TV ha deciso di riprendere questo programma e nelle prossime 10 puntate, che andranno in onda a partire da lunedì prossimo dopo il TG alle ore 21, si parlerà in particolare di coronavirus e ospite della prima puntata sarà il dottor Gabriele Frausini. Il palinsesto di Fano TV si arricchisce con una nuova programmazione in prima serata a partire da lunedì 3 agosto alle ore 21. Per 10 puntate andrà in onda Missione Salute, che quest'anno sarà tema Covid. Il programma della rete televisiva è frutto di una collaborazione con il Centro Medico Arcadia di Fano, che proprio da lunedì verrà affrontato il primo tema con il direttore di medicina interna dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Credo che sia obbligatorio parlare nella prima puntata di Covid-19. Questa malattia devastante, vedremo quali sono stati i suoi aspetti durante la fase acuta, tutte le problematiche che sono emerse e soprattutto quello che deve essere il nostro comportamento adesso che il virus non è scomparso, però i segnali sono estremamente positivi. Quali saranno gli argomenti, le tematiche per le prossime puntate? Nelle prossime puntate poi noi avremo diversi protagonisti, avremo il medico dello sport che ci parlerà della ripresa dell'attività agonistica, dandoci dei consigli sul come fare. Ci sarà poi il cardiologo che ci dirà che cosa è successo durante questa epidemia, le implicazioni cardiache e anche qui quello che sono i comportamenti prudenti da avere in questa seconda fase. Ci sarà poi il pneumologo che parlerà dell'organo bersaglio di questa malattia che ha colpito in maniera pesantissima il polmone. Vedremo quelli che sono gli aspetti della fase acuta e quelli che sono gli aspetti che stanno emergendo nella fase successiva alla fase acuta. Missione Salute, tutti i lunedì alle ore 21 su Fano TV.
Prosegue la rassegna del Teatro Sotto le Stelle all'Arena BCC di Fano. Domani, venerdì 31 luglio, andrà in scena il gruppo teatrale Compagnia Dialettale Urbinate con La Spagnara. Fabio, metta sede a te il divano come se guardassi la televisione. Beh, sei stasera da sé. Oh, da cavallere qua? E venerdì 30 luglio sarà la volta della compagnia dialettale Urbinate. Che cosa porterete in scena? La Spagnara. Ecco. E di che cosa tratta? Ah beh, di un signore, un certo Nietzsche, che sarei io, lo dico in dialetto, quindi deve avere un figlio a tutti i costi. La moglie è giovane, ma lui è vecchio, infatti sono vecchio. Trovano un escamotage per mettere incinta sta ragazza e così la spagnara, perché la spagnara è un'erba che quando le pecore la mangiano si gonfia la pancia, e allora ecco qua, era la mandragola. Non è il primo anno che portate in scena all'Arena BCC il vostro spettacolo? Questo credo che sia il quarto, se ricordo bene, perché ogni due anni circa. Quanti salirete sul palco? Ah beh, in totale siamo in sette, però ho scelto questa commedia proprio perché l'avevamo fatta nel 2004, se ricordo bene, però è concepita in modo tale che sul palcoscenico ci sono sempre due, massimo tre personaggi. Non svegliamo altro, quindi venerdì 31 luglio la compagnia dialettale Urbinate vi aspetta all'Arena BCC di Fano. Esattamente, tutti, molti, non tutti. Tutti. Aspettiamo tutti. E con questo ci salutiamo. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, l'appuntamento con l'informazione come sempre, domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Occhio ai giornali, arrivederci.